Ciao a tutti, siamo Andrea, i due Andrea, ci siamo finalmente incontrati dal vivo e siamo qua alla MX di Riccione per vedere l'anteprima italiana del Cavaliere Oscuro il ritorno. Poi ci vediamo a fine proiezione per una veloce video recensione. Guardate un po' come grosso questo cinema. Ciao a tutti, siamo usciti dal cinema IMAX sul Tremare di Riccione e abbiamo visto il Cavaliere Oscuro il ritorno in IMAX all'anteprima e io l'avevo già visto, come sapete tutti. Dove? In un cinema che però non aveva niente da invidiare a questo cinema, diciamolo pure, perché sinceramente io non c'ero mai stato, ne vale la pena. Venite se vi capita a vedere questo film in questo formato, in questo cinema, perché vi assicuro che l'IMAX, questo qua, è un film che è girato in buona parte in formato IMAX e ne vale veramente la pena. E, allora Andrea, io ti ho detto, l'ho già visto, dimmi te. Allora, impressione a caldo è devastante, a prescindere dal fatto che 72 minuti in IMAX li abbiamo proprio goduti in maniera intensa. E il film è stravolgente, nel senso che dal punto di vista della trama mi domando come sarebbe stato se avessero collegato di più il personaggio del Joker, che di fatto non viene neanche citato in foto. E quindi magari mi domando se molte delle cose che vengono viste e dette sarebbero cambiate se non ci fosse stata la tragedia di Ledger. Ciò detto, è veramente la quadratura del cerchio. Tutto torna a un certo discorso iniziato con Batman Begins. La cosa che prima ha colpito è l'espressività di Tom Hardy, che recita tutto il tempo con una maschera, ha degli occhi di una lucidità, proprio una mente calcolatrice, che in ogni istante si vede che pensa qualcosa, rimugina qualcosa. Poi la sfida fisica con Batman, che è veramente presente. Una scena impressionante, la sfida finale, poi di loro che si menano. Adesso poi non starei a fare spoiler con spoiler, no, perché adesso pubblicheremo poi buona parte dei lettori, credo che se lo sia visto oggi fin qui. Però magari in altre occasioni entriamo direttamente nei dettagli. Diciamo però che parecchi dei colpi di scena di questo film, nonostante tutto, erano riusciti a rimanere, diciamo, allo stile, anche chi aveva seguito le riprese fino ai dettagli. No, ma esatto, dopo se avete seguito il nostro coverage, chiaramente abbiamo riportato tutte le notizie con i video dal set, foto rubate dal set e quant'altro. Tuttavia, noi stessi non eravamo riusciti a mettere insieme tutti i pezzi di quella che può essere rivelata su una trama tenuta all'oscuro fino alla fine. Ecco, l'ultima cosa è il doppiaggio. Allora, intanto Lucius Fox, io devo dire che nonostante il doppiaggio fosse diverso, perché il doppiatore non stava bene, anche se all'inizio c'era un effetto un po' straniante, devo dire che ha lavorato benissimo il nuovo doppiatore e sembrava veramente quello originale. E poi Tom Hardy, doppiato da Filippo Timi, a me sinceramente inizialmente non mi era piaciuto molto. Sì, esatto. Forse è una questione di orecchio, comunque sia una voce artefatta, difetto della maschera, lo stesso Tom Hardy originale. Forse bisogna farci un po' orecchio, l'unica cosa che dovrei rivederlo per capire bene se mi è piaciuto completamente alla fine del viaggio. Poi chi non avrà la possibilità di vederlo all'estero, anche perché ormai qui esce che il resto del mondo già se da un po', avrà la possibilità di vederlo in originale, chiaramente in inglese. Benissimo, vi salutiamo e diteci se a voi è piaciuto nei commenti. Allora, il film devo ancora metabolizzarlo. Mi è piaciuto perché dà una suggestione fantastica nella prima parte e nella parte finale. Credo che ci sia un leggero disequilibrio verso il centro del film, in cui si dà più importanza a dei personaggi che però non maturano alla fine. Allora, ciao a tutti, secondo me questo film raggiunge un apice sia nella storia del cinema supereroistico che nel cinema d'azione. Non voglio essere esagerato, ma secondo me non vivrò abbastanza lungo da vedere un apice in un certo genere di film. È pazzesco, io partivo un po' prevenuto perché bene non raggiunge le vette, pensavo non raggiungesse le vette di Joker, effettivamente non le raggiunge, ma la storia è un capolavoro con tutte le lettere maiuscole. Quindi, non so, io sono appassionato del genere, ma penso che anche a mia nonna piacerebbe. Sicuramente il film promosso, anch'io avevo qualche dubbio perché leggendo le recensioni qua e là sembrava qualcuno ne ha parlato male, eccetera. In realtà è davvero la degna conclusione della trilogia. Abbiamo visto finalmente il concludersi della storia e Nolan è riuscito a mantenere una coerenza in tutto l'arco narrativo che
veramente a pochi confronti, secondo me. Allora, un saluto a tutti i lettori di Bad Taste. Sono appena uscito dalla proiezione in IMAX qui a Riccione. Che dire, il cerchio si chiude, praticamente Nolan non ha fatto altro che ricollegarsi a Batman Begins, ampliarlo, vedere quello che erano praticamente i punti di congiunzione fra The Dark Knight e Batman Begins, unirli e ampliare la storia. Poi che dire, il doppiaggio, per quanto riguarda il doppiaggio, Lucius Fox sicuramente la voce ricalca un po' quella che era la precedente voce, quindi il doppiatore ha fatto bene il suo lavoro. Per quanto riguarda Timmy, sì, devo dire che all'inizio ho avuto delle difficoltà, diciamo, poi dopo devo ammettere che la voce è stata veramente adeguata e veramente perfetta, hanno ricreato in pieno l'effetto maschera. Per quanto riguarda poi il girato in pellicola in IMAX, beh, che dire, eccezionale. Nolan la preferisce, io la preferisco, diciamo che la pellicola è davvero altro che 3D, la pellicola, diciamo, domina e deve continuare a dominare. Allora, il film mi è piaciuto molto, però secondo me non è a livello del Cavaliere Oscuro, l'epicità è ai massimi livelli, le emozioni si sentono, sono molto forti in questo film e è un po' disomogeneo rispetto al capitolo precedente, però comunque è una degna conclusione della trilogia, secondo me, davvero un ottimo lavoro. Concordo in pieno col mio amico, devo dire che come film mi è piaciuto davvero molto, si è avuto dei momenti molto emozionanti, un finale cos'è perfetto. Allora, questo film è la degna conclusione di una trilogia durata 8 anni, credo che sia straripante in molti punti, addirittura superi le vette del precedente capitolo. Il problema è, diciamo, che in alcuni frangenti, forse quelli più intimi, dedicati più alla storia personale di Bruce Wayne, si cali un po' il tiro e io ho visto molto di un'idea di Nolan su Howard Hughes in questo. Per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, credo che quello che spicca di più sia appunto Tom Hardy, che reputo un'interpretazione veramente profonda e anche caratterizzata rispetto a quello che il personaggio dava nei comics. Lo stesso Bane, insomma, non è mai stato tanto apprezzato dai fan. E concludo dicendo che l'IMAX è un'esperienza, come dice il buon Nolan, immersiva, ti riesce a far entrare davvero nello spettacolo, le scene d'azione sono qualcosa di indimenticabile. Io comincio proprio dall'IMAX dicendo che è stata veramente un'esperienza assurda, cioè se fosse per me io farei girare tutti i film in questa maniera, mi ha veramente colpito, anche perché il livello raggiunto da Nolan, il livello tecnico, diciamo, di regia, di montaggio è veramente altissimo. E riguardo il film sono rimasto veramente, veramente soddisfatto, perché avevo letto pareri discordanti, chi ne parlava come il migliore capitolo della trilogia, chi diceva che non era la stessa dei precedenti. A me invece ha soddisfatto, devo dire, quasi in tutto. Ovviamente ci sono dei difetti, per esempio il fatto che il film voglia trattare tante cose, magari certe cose non riesce ad espanderle, approfondirle come vorrebbe. Bello, con alcuni distinguo. La sceneggiatura verso la parte finale l'ho trovata un po' cedevole. Nel complesso mi è piaciuto abbastanza e la sorpresa del film secondo me è stata in Hathaway, verso la quale ero un po' prevenuto, perché per me Catwoman era Michelle Pfeiffer e basta, e invece l'ho trovata veramente in parte molto convincente, un bel finale, insomma un bel film, una bella trilogia.